Extra Campus, la nuova webserie di Io mi chiamo Italia, alcuni studenti della Cattolica e le loro sfide nel sociale. E anche per Leonardo arrivò il D-Day di Extra Campus. Ma la sua sfida sociale, diventare parrucchiere volontario in case di cura e di riposo, passa per una prova d'esame con una giuria di esperti. Sì, a giugno avrà anche convinto il comitato per l'assegnazione della borsa di studio del Toniolo. Ed è vero che ha brillantemente superato gli esami della sessione invernale della Cattolica, ma ora deve persuadere con spazzola e phon la commissione degli Evergreen dell'oratorio di Affori. Dopo un training quantomeno problematico, ce la farà Leonardo a strappare il 18? Stai tenendo in mano un'ascia. Per passare ha anche fatto le prove generali con nonno Mario. Tutto bene nonno? Non stai soffrendo? Tutto a posto? Tutto a posto. Cosa non si farebbe per un nipote? Ma ecco la giuria. Luigi, 80 anni, ex agente di commercio. Ada, 72 anni, ex operaia. E Palma, 67 anni, ex cuoca. Che il test abbia inizio. Mariangela, come pensi di fare questi capelli? Devi volere un po' tutti giovanili, insomma. Una riga in mezzo. No, no, in mezzo, ma no, non in mezzo. Laterale. Sì, sì, ma lei li vuole. Le vuole mosse. Scusa, a me sembra che li voleva alti. Ah, io non mi vedo, guarda, è una sorpresa. Sarà meglio prima. Stava dicendo che era meglio prima. Sarà meglio prima, cioè il morso, così ritorna come prima. Ma le cose iniziano a mettersi male per Leonardo. Le capacità tecniche, vediamo. Cosa gli diamo? Gli vogliamo dare? Due, io tre. Io meglio tre, va. Tre. Cosa ci ha messo in piega? La tua sentenza. Messa in piega, mi piacerebbe sapere se è dura. Messa in piega la tua fase. Leonardo, tu tranquillo, ti rifarai sicuramente con la prossima cliente. Bene, è il momento di tirare le somme e dare un voto finale. 41, 47, 90, 90. Sono sufficiente, dai. Non sei stato sufficiente. Allora, come senti? Hai superato di molto la sufficienza? Di uno 0,1, diciamo. Beh, 91 su 180, hai strappato il tuo 18, dai. Proprio poco, strappato, veramente. Purtroppo devo andare, che ho le mie clienti là che si stanno asciugando i capelli da sole. Ma il portiere sono io, eh. Allora, no. Faccia un po' vedere lei adesso. No, perché non asciugo con i capelli bagnati. Non riprendermi che sembra una strega, dai. E Leonardo passa il test. Ora potrà oltrepassare le porte delle case di cura e di riposo di tutta Italia. Per un pelo, eh.